vedi una foto copiatrice, non c'è una foto copiatrice. Va bene, arrivo dopo. Va bene. Se stai bene adesso che sei in pensione, che abbiamo fatto? Però va bene. Nel senso che si lascia andare. Allora, se possiamo metterci seduti, inizieremo il secondo panel e io cercherò di introdurre. Peraltro, anche se non lo sapevo, interloquendo con la discussione precedente, e questo panel è intitolato Corsi e discorsi storici tra vecchi e nuovi populismi. Dopo di me interverrà Walter Baier, poi Gabriele e siamo in attesa di Alvaro Aguilera, che era previsto per il precedente panel, ma che per ragioni temporali logistiche interverrà invece nel panel che io sto per iniziare con qualche considerazione, mi auguro per voi non noiosa. Il titolo e l'argomento di questo panel sono appunto i corsi e i corsi storici del populismo. Diciamo che si preoccupano soprattutto i ricorsi che sono in atto, visto che nel passato, non solo in Europa, il populismo ha spesso dato cattiva prova di sé e in alcuni casi topici è stato mallevatore di immani tragedie storiche. Io andrò indietro nel tempo, più indietro di quanto non abbia fatto già Pasquale, perché bisogna intendersi su che cosa vogliamo dire quando parliamo di populismo. È fondamentale, ma lo dico in una battuta sola, distinguere il grande movimento populista russo nell'Ottocento dal populismo novecentesco. In sintesi potrei dire così, e gli storici mi perdonino: il grande populismo russo, quello che si sviluppa dopo la fine della servitù della gleba, quindi dopo 1861, è un movimento dalle classi elevate, colte e urbane, verso, in direzione di, il popolo delle campagne. Il populismo del Novecento è un movimento dal, e questa è la mia tesi, soprattutto sul popolo. È una cosa completamente diversa. Visto che siamo a Torino e visto che poi Baier parlerà della crisi di Weimar, trovo giusto cominciare con una citazione di Primo Levi, che è molto famosa, almeno credo per noi italiani, forse meno per i nostri ospiti stranieri. Mi riferisco alle conclusioni che Primo Levi appone al libro che completa la sua potente trilogia, cioè I sommersi e i salvati, una sorta di quaderno di lavoro nel quale lo scrittore torinese ha sintetizzato le questioni cruciali che si sono aggirate attorno ad Auschwitz in un doppio senso. Da una parte i comportamenti che lì sono avvenuti, e qui è celebre, anche se allora venne contestata, la definizione di zona grigia che Levi dà nel secondo capitolo del libro, ovvero vittime che ottengono potere su altre vittime, ovvero il servilismo imitativo
per dirla con Wolfgang Sofsky, e d'altronde senza libertà e uguaglianza non vi può essere neppure fraternità. E questo è messo spietatamente in luce nell'universo concentrazionario dei campi di concentramento. Dall'altra parte, dalla parte più importante della riflessione leviana, ciò che rimane e quindi può tornare. Il testo dell'86, siamo quindi nel pieno della spinta neoliberista a livello mondiale. In Italia siamo nell'epoca del craxismo che spalancherà le porte a quella tipologia di populismo televisivo dall'alto che fu un fenomeno del berlusconismo. Primo Levi sente che la memoria del passato si sta addentando o è oggetto di un voluto travisamento, ed egli quella memoria la vuole accanitamente difendere, non per ricordare il passato, ma per impedire che ritorni. Farlo è un dovere, perché non tutti i testimoni diretti di quella tragedia, non a tutti i testimoni diretti di quella tragedia, è stata data quella possibilità. Dirà altrove Primo Levi: noi siamo quelli che per abilità o fortuna non hanno toccato il fondo. Chi lo ha fatto, chi ha visto la Gorgone, non è tornato per raccontare o è tornato muto. Quindi per Levi rammentare e parlare soprattutto con i giovani è un elemento centrale. E appunto nelle conclusioni dei Sommersi Salvati dice: per noi parlare con i giovani è sempre più difficile, lo percepiamo come un dovere ed insieme come un rischio, il rischio di apparire anacronistici, di non essere ascoltati. Dobbiamo essere ascoltati. Al di sopra delle nostre esperienze individuali siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale ed inaspettato, non previsto da nessuno. È avvenuto contro ogni previsione, è avvenuto in Europa, incredibilmente, è avvenuto che un intero popolo civile, appena uscito dalla fervida floritura culturale di Weimar, seguisse un estrione la cui figura oggi muove a riso. Eppure Adolf Hitler è stato obbedito ed osannato fino alla catastrofe. È avvenuto. Quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Fine della citazione. Ora, per capire quanto siano vere, preveggenti ed attuali queste parole, basta guardarsi intorno, come anche prima è stato detto, in questa nostra Europa. Per questa ragione noi dobbiamo prendere l'ammonimento di Primo Levi molto sul serio, e da subito fare in modo che non si crei alcuna zona grigia, quel terreno dai confini mal definiti che insieme separa e congiunge i due campi dei padroni e dei servi, di chi dice tanto non succederà di nuovo e lo dice magari proprio mentre ha di fronte agli occhi quegli atti di disumanità e di crudeltà, vedi il comportamento del nostro governo verso i migranti, contro i quali bisogna invece da subito resistere e ribellarsi. Tuttavia, e qui metto le mani nella discussione del panel precedente, se è vero che molto spesso i fenomeni populisti hanno preso e prendono la strada del fascismo o simili, non è vero che questa sia l'unica strada o quella sempre obbligata. Allo stesso modo che non è vero che il fascismo, almeno quello strettamente inteso, sia l'unica forma di un governo e di un sistema autoritario. Per questo è bene guardare le esperienze extraeuropee, nelle quali nel Novecento il populismo si è pienamente dispiegato. In particolare in America Latina, anche per dare al termine populismo, troppo spesso usato come un significante vuoto, qui faccio il verso Laclau, un senso più preciso, che
che deriva dai modi concreti con i quali il fenomeno si è storicamente manifestato. A questo proposito trovo utile avvalersi degli studi di un grande sociologo italiano, Gino Germani. Per quanto nel mondo accademico sia addirittura accostato per importanza a un Vilfredo Pareto o a un Gaetano Mosca, la sua figura di studioso non è altrettanto nota in Europa. È stato un merito del Centro Riforma dello Stato, segnatamente di Pietro Ingrao, avere a suo tempo richiamato l'attenzione su questo studioso. Non esattamente un nostro amico, diceva Pietro, ma d'altro canto non possiamo pretendere che tutti gli studiosi validi siano nostri amici. Gino Germani, in effetti, è più noto, molto più noto in America Latina, in Argentina in particolare, perché è lì che si trasferì nel 1934, dopo un breve periodo passato nelle carceri italiane a causa delle sue attività antifasciste, un volantinaggio all'Università di Roma. Abbandonò l'Argentina dopo il colpo di Stato del 1966, insegnò anche nell'Università degli Stati Uniti d'America, prima di tornare a Roma, dove era nato e dove concluse la sua non lunga esistenza nel 1979. Si può dire che tutta la riflessione di Germani avviene attorno al tema dell'autoritarismo, grazie alla quale egli va ben al di là della riflessione di Hannah Arendt sulle origini del totalitarismo. Il punto di svolta della riflessione di Germani avviene nel 1961, quando giunge ad una precisa e, secondo me, originale definizione del peronismo, che egli distingue nettamente dal fascismo europeo. Mentre il secondo, il fascismo, si basava essenzialmente sulla classe media, minacciata nelle sue condizioni dalle conseguenze della guerra, nel caso italiano, o dallo sviluppo della democrazia, Weimar, e dei movimenti proletari, nel caso tedesco e di nuovo nel caso italiano, per Germani il primo, cioè il peronismo, si fondava su un grande processo di urbanizzazione delle masse rurali, che non solo trovavano così nuove possibilità di lavoro, ma una risposta alla domanda di integrazione, che è una categoria fondamentale del pensiero di Germani. Quella domanda, come ha osservato anche Pasquale Serra nei suoi studi, insoddisfatta dalle forme tradizionali della democrazia, trovava così una risposta, seppure illusoria, in una costruzione istituzionale di tipo autoritario. Mi riferisco al peronismo nel suo complesso, non solo alle sue componenti di sinistra, fino alle sue estremità di John Williams Cook o dei primi tempi della rivista Passato in Brasile. Tutto questo non avviene in modo banale e truffaldino. A differenza del fascismo europeo, che si fonda su disciplina e ordine, almeno quando si viene consolidando in un regime vero e proprio, il peronismo, naturalmente ancor di più nella sua versione di sinistra, ma nel suo complesso, ci parla di giustizia sociale, di diritti delle masse lavoratrici e perfino di conflitto di classe. Per le masse, il peronismo è stato effettivamente vissuto come un'esperienza di libertà. Con un volo pindarico concettuale temporale, si potrebbe dire che la rabbia dei lavoratori della Rust Belt, la cintura delle ruggini, cioè delle zone deindustrializzate statunitensi, che hanno consegnato la vittoria elettorale a Trump, grazie al particolare tipo di sistema elettorale negli Stati Uniti d'America, sono un analogo moderno, ma rovesciato, di quel processo di inurbamento che avvenne in Argentina. Per Germani l'analisi dell'autoritarismo deve prestare molta attenzione alle varie gradazioni e forme che esso assume. Bisogna sapere distinguere
continuamente all'interno di un unico fenomeno. Per questo è centrale, nella fase conclusiva della sua vita e della sua ricerca, la distinzione tra autoritarismo moderno e autoritarismo tradizionale. Per sottolinearla, egli si serve del concetto di secolarizzazione della società, estendendolo ben al di là del significato che questo termine di solito assume nella storia della Chiesa e delle religioni. In sostanza, il processo di secolarizzazione in una società comporta l'abbandono o quantomeno l'allontanamento di schemi, di usi e di costumi tradizionali. Si collega quindi ad un altro concetto centrale in Germania, quello della modernizzazione. In una società secolarizzata, l'autoritarismo non è più implicito nelle culture tradizionali dominanti e nelle strutture istituzionali arcaiche, ma viene, per così dire, imposto con controlli o interventi esterni che possono assumere la forma di una repressione violenta o, come accade prevalentemente ai giorni nostri, della costruzione di forme di risocializzazione virtuale, artificiale e deviante fornite dalla tecnologia moderna. La piattaforma Rousseau e i 5 Stelle ne è un esempio. Il rapporto diretto e privo di intermediazioni strutturate nella società tra il popolo e il capo, che secondo me è uno dei tratti caratteristici e generalissimi tanto del populismo quanto dell'autoritarismo in tutte le loro forme, viene così filtrato dal mezzo tecnologico che riduce, frantuma la complessità e l'articolazione della domanda sociale. Come si vede, non siamo affatto molto lontani dalla tecnologia sociale di Niklas Luhmann, che tanta fortuna ebbe negli anni '80 nel dibattito politologico europeo. Oggi, quando constatiamo come l'intera vita delle donne e degli uomini entri nella catena della produzione del valore grazie alla modernizzazione del sistema capitalistico, possiamo vedere e riconoscere con più chiarezza questi fenomeni a patto di non chiuderci gli occhi di fronte ad essi. L'ultimo periodo della vita di Germania è appunto dedicato allo studio dell'autoritarismo e della democrazia, così si intitola nella società moderna il suo ultimo lavoro, quella collocata nel grande processo di globalizzazione. È interessante vedere come Germania alla fine degli anni 70 coglie un aspetto che oggi, 40 anni dopo, di estrema attualità anche in vista delle prossime elezioni europee. Egli infatti mette in luce come uno dei tratti della modernità il rapporto tra unificazione dello spazio mondiale, crisi dello Stato-nazione e formazione di soluzioni autoritarie combinate con ideologie nazionaliste tendono sempre ad essere autoritarie. Se mi è permesso un altro volo pindarico, molto pindarico, all'indietro questa volta, non sarebbe stata possibile la soluzione del socialismo in un paese solo senza l'autoritarismo del partito Stato di impronta staliniana. Il binomio costituito da modernità e autoritarismo è tenuto insieme da un altro concetto fondamentale, qui tanto per Germani quanto poi per la Clau, e cioè quello della marginalità. Perché la modernità libera le persone, anche se non sempre e non tutte, dalla dipendenza del soddisfacimento dei bisogni primari, quale il cibo nelle società capitalistiche mature, il che non significa che sia debellato, anzi, il problema della fame nel mondo, ma nello stesso tempo creando nuovi bisogni che restano insoddisfatti, li escludi da essi
e dai percorsi della partecipazione. Si va verso una società ademocratica, capitalisticamente tipica del sistema capitalistico moderno e globalizzato. E qui arriviamo alla Clau. Se dovessi riassumere in una battuta la differenza tra Germania e la Clau, direi che mentre per il primo, cioè i Germani, il populismo è un problema per la democrazia, per il secondo, cioè la Clau, è una risorsa. Di più, per la Clau è una forma radicale di democrazia. La posta in gioco è la possibilità o meno di definire un'unità politica nel mondo contemporaneo, segnato dalla presenza di una grande eterogeneità sociale. Ma per la Clau questa unità politica può essere perseguita a condizione che essa rimanga sempre aperta, che essa si presenti come una tensione permanente, non conclusa e non concludibile. Da qui derivano, ma ne ha già parlato bene Pasquale, e quindi sono breve su questo punto, la distorsione che a mio parere la Clau fa del concetto gramsciano di egemonia, portandolo attraverso passaggi un po' diciamo così stravaganti verso il concetto di trascendenza, e quello più famoso di significante vuoto, tematiche che in la Clau accendono anche un grande interesse per il misticismo. Non è un caso che nell'ultima fase di la vita di la Clau egli passi ad un studio del parallelo tra populismo e fenomeni di misticismo. Se si pensa, ne parlava prima la compagna portoghese, al ruolo delle chiese evangeliche negli Stati Uniti d'America e il loro peso assolutamente determinante per l'elezione di Trump e gli altri pericolosi deficienti che lo circondano nell'amministrazione americana, si ha una diciamo così traduzione in pratica in senso negativo di questa riflessione. In questo modo viene ripresa anche la vecchia questione trattata da Carl Schmitt del rapporto tra rappresentanza e rappresentazione. Per la Clau la riscoperta della rappresentazione diventa la democrazia radicale e viceversa, perché solo nella rappresentazione si possono riconoscere i settori marginali, e cioè la marginalità sociale. D'altro canto, avendo escluso il concetto di egemonia gramsciana, non ha altra strada che la pura e semplice rappresentazione. Perciò il populismo, direi in generale, diventa l'unica versione e l'unica dimensione valida della politica. Il populismo per la Clau è una forma della politica senza un fondamento alle spalle, senza qualcosa che, citazione, sta indietro come un diverso dal fondato, per usare le parole del grande Hegel. Quindi, e mi avvio alla conclusione, non vi spaventate, questa politica populista rimane indeterminata nei contenuti o disponibile a una pluralità indifferente di contenuti e priva di qualunque finalizzazione. Ma allora, questa è la domanda conclusiva che giro anche a chi mi seguirà. È possibile realmente parlare di populismo democratico, un evidente ossimoro, come fa Tommaso Lincioni, o di un populismo progressivo, come dice Pasquale Serra, da me già citato, lasciando pure cadere ogni dimensione teologica e di filosofia della storia che non intendo affatto riproporre, è possibile che una politica definalizzata possa fronteggiare una potenza quale il moderno capitalismo che nella eternalizzazione del presente, dei rapporti di produzione di classe, trova la sua chiara e unica finalità? La mia risposta è negativa. O forse non è vero, come scrive Marco Revelli, ed io concordo con lui, che quasi ovunque
l'agitazione neopopulista in basso viene prima o poi apertamente utilizzata da chi sta in alto senza apparente contraddizione. Se guardiamo all'Italia e all'Europa di oggi, direi che è proprio quello che sta avvenendo. Passo la parola ad Walter Baier, che ci ricorderà i fasti che noi non abbiamo ricevuto della Repubblica di Weimar e la situazione attuale. Perché è vero che i tedeschi hanno avuto Hitler, cosa la peggiore della storia, ma prima hanno avuto una Weimar particolarmente significativa ed anche divertente e gioiosa. A te, Walter Baier. Thank you very much. Last week I visited in the Model Tate Gallery the exhibition on the splendor of Weimar, a really fascinating period of time. However, I won't speak about Weimar. This is a misunderstanding between the organizers and me, maybe due to the fact that I very frequently used to allude to the Weimar experience when talking about right-wing extremism today. Actually, I will speak politically. Throughout the decade after the crisis, the biotop of modernized right-wing extremist parties in Europe has spread virally. During the electoral period 2017-2018, parties which could be put into this basket augmented their electoral power from 11 million to 22 million in the national elections. Why? To give you an idea of the scope, parties of the radical right increased their electoral power from 9.5 to 11 million, which is in the one case more than the double, and in the other, in the latter case, about 15%. So we are not speaking here about a violent militant fringe groups, but rather about parties who found their way to the command heads of states. The experience in Hungary, Poland, Austria, and elsewhere make clear the anti-democratic character of these parties, which once in government infiltrate the state apparatus in order to take precautions against their being deprived from power again. So we have to ask deep questions. For example, should we use the term fascism to label these parties? Some comrades warn of the strong historical association of this term. And you even may ask, from the point of view of tactics, whether it makes sense to emphasize and give prominence to the objectively existing continuity between present-day right-wing extremist parties and historical fascism. However, what we have to consider is that we must not look at historical fascism exclusively from the hindsight, meaning with the knowledge of those born into later generations, but we must ask ourselves what contemporary theoreticians such as Arthur Rosenberg, Otto Bauer, Antonio Gramsci, Walter Benjamin, Friedrich Pollock, or Leo Trotsky had in front of their eyes when describing the rise of fascism. And the phenomenon they were analyzing in a terrifying way resembles what the mainstream of empirical political science today calls right-wing populism. What is the essence when talking about fascism? A recently published research paper by an Austrian economist provides a comparative study on the economic policies of that what he calls far-right nationalist parties, demonstrating that the economic programs of those parties actually differ depending
on the place which the actual country to which they refer holds in the chain of value creation, meaning that in countries which, so to say, are on the top of the chain, the export-orientated countries like Germany, Austria, the Netherlands, you have right-wing extremist parties with an outspokenly neoliberal agenda, while in those countries who are nowadays dubbed peripheral or semi-peripheral, you have the same parties adopting a national conservative economic agenda, which proves for me that the economic agenda is contingent depending on the respective situation of the country, which is not surprising as those parties seek for support in the populations. However, if the economic program is contingent, what then is the essence of these parties? And I would say the essence of these parties is their relation to the state, their idea on the state. Critical theoreticians such as Hannah Arendt or Karl Polanyi agreed, by the way, with the communist left on the point that fascism was the political answer of one part of the bourgeois class to the crisis of liberal democracy. Thus, Walter Benjamin wrote in 1936, I quote, "Fascism attempts to organize the newly created proletarian masses without effecting property structure. Without effecting property structure. Fascism sees its salvation in giving these masses not their right, but instead a chance to express themselves." End of the quote. And Polanyi adds, again a quote, "Fascism, like socialism, was rooted in a market society that refused to function." And he continues, "The fascist solution to the impasse reached by liberal capitalism can be described as a reform of market economy achieved at the price of the extirpation of all democratic institutions, both in the industrial and the political realm." End of the quotation. However, true it is that we cannot effectively fight modernist right-wing radicalism with slogans, language, and symbols of the interwar period. It's equally true, on the other hand, that the radical neo-fascist, populist, or otherwise right-wing parties grab for power can only be understood in the context of capitalist property and dominance relations and their crisis. In this sense, I would like to propose for the discussion the following five theses. First, the extreme right-wing parties want to establish an authoritarian state. For this reason, it is appropriate to speak of neo-fascism. Second, in several countries, neo-fascism has made its way into the center of societies and even was able to shift the agenda of traditionally conservative parties to the right. Three, the crisis has produced a fertile breeding ground for this, but only its interpretation within the framework of the patterns of meaning provided by neoliberalism makes entire populations susceptible to neo-fascism. Four, the rise of neo-fascism is a European phenomenon finding its expression in transnational party formations in and outside the European Parliament. And five, the paradox of a nationalist international is resolved in that conflicting nationalisms of moderate and radical right parties converge at the one point, namely its opposition to European integration and the European Union. One word about the state. 7 weeks after the elections that led to an absolute majority of the Law and Justice Party in the Polish Sejm, the Die Zeit, German journal, published an article headed, I quote, "How a new state is emerging," in which it said that, quote, "step by step, the new government is rebuilding Poland into a right-wing nationalist state." Since then, the Polish government has done its best to meet the expectations, trying to get control over the decisive power positions in the states,
For instance, by its effort to get grip on the Supreme Court, which caused the European Commission to initiate infringement proceedings against Poland during the last year. Similarly, it must be reported from Hungary, where Fidesz in 2012 enacted a basic law, which starts with a national avowal to the ethnic cultural nation of Hungary, thus defining the frame of legislation and administration, for example, by distinguishing general human rights from civic rights, which remain the privilege of Hungarians inside and outside the borders of the country, which, by the way, provides also an instrument to secure a majority for the right-wing party in the future. In Austria, the Freedom Party, FPÖ, which obviously is a nationalist party, however not faithful to its own country, but to a unified Great Germany, is now in charge of the command over police, army, and all secret services. While the FPÖ is creating a deep state under their control, powers to overrule are established everywhere, from the National Statistics Institutes to the public broadcasting services. In all these cases, there is no reason to presume innocence. Wherever right-wing radical parties become member of governments, they act according to the principle, tolerate not more democracy than necessary, but introduce as much authoritarianism as possible. Not merely theoretically, but also empirically, that is on the basis of the politics pursued by right-wing radical neo-fascist parties, it can be demonstrated that they are parties of the capitalist elites. But who votes for them and for which reason? Mainstream political science answers the question by referring to the high votes for neo-fascist parties among the working class. The typical voter is described as male, white, low income level, low level of education, typically at home in industrial regions on the decline, outside urban conglomerates. From here, the road is short to considering neo-fascism as a phenomenon originating from the lower classes. This leads straight to the so-called populism thesis, according to which populists are dividing populations into corrupt elites and good and clean disadvantaged people. But populists address the people in a special way, namely through the medium of the reactionary prejudice, or as Adorno has shown in his study about the authoritarian character, through anti-democratic resentment, which is not the contrary to the neoliberal worldview, but forms an inherent part of it. This is the reason why the discursive cleavage in the political field between right and left continues to be important. This can be illustrated by data from the first ballot of the French presidential elections in 2017, where the votes of blue and white color workers were polarized between Marine Le Pen and Jean-Luc Mélenchon. Contrary to the thesis upheld by mainstream political science that populism evades being assigned to either left or right, 70% of the voters for Mélenchon identified themselves as left, while 63% of the Le Pen voters called themselves right in this post-electoral survey. This is even confirmed by the decisive motive the interviewees expressed, which were the classical topics of the left, such as social security, health care, and an increase in mass purchasing power on the one side, the topics of the right, such as the fight against terrorism, protection against crime and criminality on the other side. A word about Europe. As I said, it is no longer possible to analyze the spreading of the extreme right-wing biotope in different countries as parallel phenomena independently of each other. From 1999 to 2014, the share of seats of extreme right-wing and neo-fascist parties in the European Parliament has more than doubled from 11 to 23%.
According to the most recent projections, the extreme right parties can expect 25 of the seats in the upcoming elections in May, which would make them the second largest bloc in the House. This clearly shows that nationalism, as embodied by extreme right-wingers and neo-fascists, has become an alternative reactionary concept, not only as the restructuring of national states is concerned, but also with regard to Europe as a whole. In the incumbent European Parliament, the extreme right spectrum is split in three fractions. Of these, the most dynamic force of uniting the extreme right-wing parties is the fraction of the Europe of Nations and Freedom, embracing the Rassemblement National, the Austrian Freedom Party, the League, the Congress of the New Right in Poland, the Czech SPD, the Party of Freedom, PVV, and the Vlaams Belang. The charter of the ENF contains, in admirably frank and precise words, the following. I quote, "The parties and the individuals, MEPs of the ENF group, base their political alliance on the sovereignty of state. The opposition to any transfer of national sovereignty to supranational bodies and to European institutions, this is one of its fundamental principles. They base their alliance on the preservation of the identity of the citizens and nations. The right to control and regulate immigration is thus a fundamental principle shared by the members of the ENF group." End of the quote. Sovereignty, identity, control of migration. These are the passwords. The reaction of the EU in the name of national sovereignty, thus, is the common position of these parties. It would be fatal for the left to join in this game of nationalism, precisely because European integration finds itself in a crisis. A collapse of European integration, quite thinkable today, would be positive only if we thought that there were anything better to come. If we supposed that the great problems of our societies are facing, such as globalized financial markets, migration, development, climate change, security, could be solved in a better way within a Europe of 28, 35, or 50 national currencies, nations, state, and border regimes. However, this is not the case, so the consequence is to defend peaceful European integration against nationalism. But no less important is to take into account that accepting uncritically the status quo of the current EU and their politics cannot succeed, but it is rather necessary to fight for a radical, social, ecological, and democratic change of the EU. It means, to wrap up, what is required in the left is an agreement on some basic pillars of a strategy. I find the most important one, first, standing tall against any form of racism, xenophobia, and authoritarianism. Second, we have to defend the rights of ordinary people, of the working class, in all its diversity, female, migrant, workers, unemployed, precarious people, blue-collar workers, white-collar workers, in order to defend the living standards and the social security of these people. We have to defend liberal democracy against the neo-fascist onslaught. However, we have to stay what we are. We cannot become liberals ourselves. We have to be socialists and internationalists. And after all, it's about the capability of creating a political alternative. Let me finish with a remark on the initial question, can we talk on fascism? In this regard, always a quotation of Enzo Traverso comes into my mind, who said in his wonderful book about left-wing melancholia, "You cannot blame the left for not having predicted Holocaust, but you must blame it for not having prevented it to happen." In other words, we have to be
alert and at the same time use all the political possibilities to broad alliances and at the same time to defend what we are, namely the political expression of the working class and its diversity. Thank you for your attention. Direi che Walter Baier ha, tra molte cose che ha detto, introdotto anche il tema del nesso tra l'economia, la politica e le forze populiste di destra, sottolineando come le caratteristiche economiche di ogni singolo paese, la sua collocazione nella divisione internazionale del mercato del lavoro, nella produzione della catena internazionale del valore, determini poi i programmi economici delle singole forze di destra più che la loro ideologia. Direi che sia un assist per Gabriele, la quale ha come compito per l'appunto di parlarci dal neoliberismo al populismo. A lei la parola. Okay, thank you, Alfonso. And you're quite right, actually. I want to continue where Walter has stopped somehow. The focus of my contribution is on continuities of neoliberalism to populism. I would rather call it, and I really agree with Walter Baier, I would rather call it neo-fascism. So what are the basic continuities of rationality and at the same time of the mode of accumulation, of capital accumulation? Or let's say the knowledge, the main theoretical points of references, of neoliberalism, and show in how far they are a basis for neo-fascism. Just to give you some examples, I want to name Hayek, Schumpeter, and Becker, which are, let's say, some leading figures of this neoliberal discourse. So Hayek refers to the subject as fundamentally unequal. There is no equality of the subjects becoming active in a marketplace, but there is a fundamental inequality which articulates itself by the chance to use the freedom of the individual to develop itself, which is fundamentally different for a small elite on top, which has the chance to bring a society further, to develop a society further, and the others just following. The mass is somehow just following. This is a basic notion of Hayek's, which is generally characterized as the economic effect of trickling down. So there is already some notion of, the leading principle and the masses who just follow, which is a very basic assumption of fascism. Much clearer about this is Schumpeter, because he says it's the entrepreneur and a specific sort of entrepreneur who is the leader of the economy, who is the economic master, who is really able to change a market, who is responsible finally for the dynamics of a market. So the leader, the economic leader, has a crucial role for economic development. And in this sense, Schumpeter differs profoundly from neoclassical economics in general. And finally, Gary Becker.
who has transformed neoclassical theory into a general universal way of describing the world, not only economics, but he's extending neoclassical analysis to all areas of society and to political processes as well as daily life. For example, he's talking about the family as a two-person firm with the aim of producing children as a sort of good, and so on. So what does Becker do? He also differentiates the subjects and constructs them in a profoundly unequal way. The difference between the individuals is a result, in Becker's view, of different investments in oneself. So it's basically you as a person who is responsible for your chances of income, of generating income in a market depending on the investments you made on yourself. So, for example, the more investment, the more training on the job, the more education, but not only this, also all sorts of physical and psychic health are parts of this investment. So you finally, his thinking, Becker's thinking, finally results in a very basic inequality of market participants. So, I mean, you all know the practices of neoliberalism, the reduction of social security, the cutback of social security systems, the profound fostering of individualism, of privatization, and so on. So neoliberal policies really created basic inequalities the way they are conceptualized in I'm sorry, I have a cold, unfortunately. No problem. Yeah. Depends. No depends for who. So this basic inequality, which is, you know, conceptualized in neoliberal thought, which is a core element of neoliberal transformation, is also the basis of the notion of the state. I mean, the state in Keynesianism is a welfare state, and democracy is related to that. The state in neoliberalism is just some sort of regime which secures private property rights and contracts, private contracts. So it's much more, it's much closer to authoritarianism, finally. And I think that we can see this shift going on somehow, you know, the shift from, let's say, classical liberalism to neoliberalism to neo-fascism. And I want to characterize it briefly. This inequality I've talked about is, or has been shifted already, is shifting to a logic of friend and foe, us versus them, as it was mentioned already before. The basic form of competition is translated into fight, a basic fighting, and the notion of war.
the market participant, and in its leading case, the entrepreneur is shifted to the political leader. And the competitiveness in the market is replaced by strength and superiority in the relation to others. So economic success is somehow replaced by superiority and strength. And of course, what's also basic and what's also mentioned by Hayek already, that conformity, that adaptation to market principles is a prerequisite of neoliberalism, also fits this neo-fascist notion, because adaptation to market conditions is replaced, or is very close to it, shifting to obedience, very simple obedience in a much more authoritarian structure. So aggression, which has a positive connotation in neoliberalism already, which is regarded as necessary for market activity and thus desirable, you know, is further promoted and turned into this common hate, which is articulated in social media, for example, but also in the streets. I mean, it's very common in Austria that if you're somehow recognizable as Turkish or immigrant, that you're really attacked by words, at least. Not so much by deeds yet, but, you know, it's just one step. The basic notion, which is also related to the market, is, of course, harshness. So, you know, to establish oneself in the market, to kick out competitors and so on. But this harshness also implies some basic insensitivity towards pain, caused to others, but also to one's own pain. So it's a real basic, you know, lack of empathy, finally, which characterizes neoliberal market activity, but at the same time, this neo-fascist fight friends versus foes. So to conclude, what does this imply? What does this, you know, further prolongation of this continuity and this shift to the far right imply? It means that violence, it becomes a legitimate mode of social communication. Violence is, in particular, with reference to immigrants, to foreigners, to Muslims, to, you know, critics and so on, regarded as a form of self-defense of us versus them. It also means military and police armament. That's what we are currently experiencing in Austria, where whereas, let's say, feminist initiatives, which have only very, very small public support anyway, they, most of them, lose all of their money, or at least huge parts, whereas, for example, the police's budget is extremely increased, and there are many more posts in the public service. A further consequence of this shift from neoliberal to neo-fascist rationality
is the production of purity to strengthen society, to strengthen this us versus them. And production of purity, of course, means getting rid of immigrants, getting rid of refugees, getting rid of critics in all senses. And it also implies, in practice, criminalization of all these so-called others, criminalization combined with preventive sanctions. The Austrian government is currently trying to get through a law which takes refugees, asylum seekers, immigrants in general, because it's never clear how to really discriminate between those two groups, to take them into arrest. And just because they seem dangerous, or because they might be dangerous, so nothing has happened. But just as a preventive measure, people are sought to be arrested. And finally, this of course also means a basic reduction of human rights, of universal, or what we regard as universal human rights. It shows how this shift really undermines the basis of enlightenment, which we regarded up to now as the basis of our tradition, and how it leads to authoritarianism, to a reconfiguration of capitalism, but also, you know, capitalism linked with patriarchy and white supremacy. And I think it's a very somehow logical development if you want to keep the global inequality the way it is, if you want to strengthen this equality, if you want to keep this capitalist mode of production, in particular when taking the ecological destruction into the account. And this is, you know, so extremely urgent and makes it practically impossible to justify capitalism any longer. So I think this is really, besides the inherent meaningless of a world of commodities, the destruction we face, this ecological destruction, is certainly one of the reasons we should not neglect when dealing with this shift from neoliberalism to neo-fascism. Thank you. Thank you, Gabriele. Ci hai portato attraverso grandi pensatori borghesi dell'economia del Novecento, è stato un viaggio molto molto interessante che ha ribadito come il liberalismo classico, ma anche il neoliberalismo, si fondano sull'idea che la diseguaglianza sia un motore per lo sviluppo, un'idea che è antitetica esattamente a quella che noi proponiamo. Naturalmente poi quando questo sviluppo, questa è una considerazione che aggiungo io, comincia a incepparsi, cioè come dicono i sociologi, quando l'ascensore sociale non sale e quindi non si riproducono nuove diseguaglianze ma restano fissate sulle vecchie, hai una gerarchizzazione della società e quindi un passaggio verso forme di tipo direttamente autoritario. Direi un percorso intellettuale molto interessante, e questo porta in causa altre questioni come quella che tratterà Alvaro Aguilera, e sono molto curioso di sentirlo perché non c'è parola più ambigua nei suoi significati,
quanto significante vuoto, direbbe la Clau, se fosse vivo, nel termine sovranismo, che ha una dimensione istituzionale e una dimensione economica allo stesso tempo, ma che a mio modesto avviso, ma qui lascio a lui la parola che è più competente, è una mera illusione nel mondo globalizzato contemporaneo. Allora la parola ad Alvaro Aguirre. Muchas gracias. My English is terrible and I will speak in Spanish. Espero que se entienda bien, sobre todo trataré de vocalizar mucho para la gente italiana. Creo que hablaré despacio, pero creo que sí que hay traducción para la gente que solo sabe inglés. ¿Sí? Vale. Bueno. Scusa. Es un tema, meglio fare quella in inglese, non quella in italiano, perché non lo capiamo. Un tema ampio, un tema genérico, muy complejo, muy difícil. Decía ahora el compañero que él considera que el soberanismo no es posible en un mundo global, y yo en cierto modo comparto esa afirmación, aunque creo que no porque sea cierta debemos dejar de combatirla, de confrontarla. Si sta intendendo, devo fare la traduzione verso l'inglese perché lo spagnolo lo capiamo meglio. Proverità. Bueno, además, yo provengo de un país, España, que en estos momentos, digamos que tendría como efecto, como reflejo real, tres tipos de reivindicaciones del soberanismo. Los tres modelos de soberanismo que en estos momentos existen en nuestro país. Uno sería el soberanismo nacional, populista de derecha, que ahora desgranaré, que creo que es el menos existente de todos ellos en nuestro país. El segundo sería una suerte de soberanismo independentista, es decir, de naciones que se consideran preexistentes o no pertenecientes a la unidad española, y luego un tercer soberanismo, que sería un soberanismo de carácter nacional popular, podríamos llamar, más entroncado con la izquierda y que tiene que ver con un movimiento incipiente, primerizo, primitivo todavía, pero que empieza a cuestionar la Unión Europea y el proyecto imperialista que entendemos que hay tras la Unión Europea. El primero, recientemente en España, siempre se ha dicho que, como en otros países se decía anteriormente, que no había partidos de extrema derecha. No era verdad. La extrema derecha estaba dentro del Partido Popular, que era el gran partido de la derecha, y ahora ha surgido un partido llamado Vox, que supongo que os sonará, que es un partido que, desde el punto de vista social, desde el punto de vista incluso histórico, sí está vinculado con la extrema derecha, pero que a mí, en mi opinión, no es un partido fascista. Es un partido neoliberal, es un partido de extrema derecha, pero es un partido que no cuestiona los elementos claves que podría cuestionar, por ejemplo, confronta como podría cuestionar, por ejemplo, la extrema derecha francesa o incluso aquí en Italia, en algunos elementos, la Liga Norte, ¿no? Vox es un partido que representa a una burguesía nacional, a un sector de una burguesía nacional, que no quiere ser burguesía nacional, quiere ser burguesía periférica. Y lo que quiere es tener una relación, vamos a decir así, preeminente, una relación privilegiada con la burguesía europea, con el centro, con la metrópoli, que podríamos, así siendo un poco simples, pero bueno, dejar como el centro alemán, ¿no? La Alemania. Es curioso porque gran parte del segundo soberanismo que convive con nosotras, el segundo soberanismo que sería ese soberanismo de carácter independentista, en su gran mayoría también es un soberanismo que no es nacional. Es un soberanismo que también quiere ser burguesía periférica, pero quiere tener la relación de privilegio preferente con respecto al centro del país. Es decir, es una burguesía periférica dentro de un país que quiere tener una relación. Eso no quiere decir que todos los sectores independentistas, soberanistas, de, por ejemplo, Cataluña, respondan a eso, pero digamos que el elemento general, el elemento de la derecha catalana, de la burguesía catalana que apoya el proceso, está en esa línea, ¿no?
Y luego habría un tercer elemento, que para mí sería el único que podría construir esa idea que es difícil en el mundo global, por no decir una quimera en el mundo global, que es una izquierda de carácter marxista fundamentalmente, que empieza desde hace ya algunos años a cuestionar la Unión Europea y a cuestionar el marco económico, social y político que nos ha impuesto la Unión Europea. Bueno, estos tres modelos, digamos, de soberanismo son los tres modelos que en estos momentos existen en el país. Yo creo que no se puede hacer, es decir, la soberanía no es nunca solamente nacional, aunque ese modelo de soberanía es importante, sino que la soberanía fundamentalmente es popular. Es decir, es cuando el pueblo tiene un poder soberano, un poder constituyente, un poder que es capaz de confrontar con el modelo existente y, por tanto, ese proceso, en España lo hemos llamado el proceso constituyente, intentar generar un nuevo marco constituyente, un nuevo proceso político que concluya en un nuevo texto, en una nueva carta magna, en una nueva constitución, que genere también un nuevo proceso instituyente, es decir, una nueva institucionalidad. Estos tres modelos, vamos a decir así, de soberanismo, en mi opinión, los tres, por unir con el tema de las jornadas, los tres tienen un origen muy populista y tienen una forma de desarrollo muy populista. Tanto el español, esta especie de grito nacional, que en realidad, como digo, es una entrega absoluta a todos los dictados del capitalismo y del neoliberalismo y que no tiene nada, simplemente es, digamos, un soberanismo de carácter folclórico, banderas, reivindicación del pasado, reivindicación de una determinada forma de relaciones sociales, laborales, económicas, anterior al periodo llamado democrático en España, y por tanto ese nacionalismo está muy claramente inscrito en un elemento, pero también tiene un carácter muy populista, precisamente, y es curioso, en España se producen a la vez dos acontecimientos muy importantes. Uno es una crisis de régimen brutal, que viene de las huelgas generales, marchas de la dignidad, 15M, etc. Y dos, al mismo tiempo, la selección española de fútbol, esto parece una tontería, pero la selección española de fútbol empieza a ganar títulos y, por tanto, hay una especie como de revivir de algo que en España no era posible. Yo entiendo que en otros países esto no se puede entender, que era lo de sacar la bandera, digamos, sentir España como algo propio. Durante muchísimos años, en España, la bandera, la patria, el constructo social, económico y político se identificaba al franquismo. Se identificaba inmediatamente al franquismo. La selección española de fútbol, aunque parezca mentira, aunque parezca que es una cosa nimia, revive, digamos, ese sentimiento popular de conexión con la bandera, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hay un momento como el del 15M y los años posteriores, inmediatamente después, el sistema no es capaz de canalizar el descontento a través de una alternativa nacional, una alternativa que obedezca a los designios de la burguesía. Pero ante el colapso real y evidente, indiscutible, del partido que asimiló o que, digamos, representó políticamente ese grito de rebeldía que era Podemos, un colapso y un fracaso total, hoy en día Podemos, sin Izquierda Unida, estaría en torno al 6-7% de los votos, cuando llegó a tener en las encuestas el 30%, ha sido un colapso. Esa realidad hace que, digamos, el propio sistema se reinvente, el propio sistema busque una confrontación contra ese nacional populismo, podríamos llamar, contra ese grito de soberanía que todavía no se había concretado en un modelo de soberanía nacional o popular frente a los designios de la Unión Europea, pero que empezaba, digamos, a abrir muchas grietas y muchos elementos de debate, y muchos espacios de debate, ¿no? En ese contexto, digamos que las dos burguesías, vamos a decir, hegemónicas en España, que son fundamentalmente la burguesía catalana y la burguesía central, la burguesía madrileña, son las dos burguesías. Es verdad que la catalana y la nacional siempre tienen una relación con la vasca, que es una burguesía, pero que es una burguesía mucho más táctica. En cada momento, digamos, se pone de un lado o de otro. Es una burguesía, a mi juicio, la más inteligente del Estado español, la que mejor entiende siempre el momento político. Bueno, esas dos burguesías, digamos, ante la evidencia de que esa propuesta populista por la izquierda, que podría ser Podemos, está entrando en colapso, lanzan dos propuestas.
que también engarzan con ese ámbito de soberanía y que, por tanto, lo que pretenden es disputar ese espacio político, ese espacio social, y también algo que en España, pero que también en otros países como Italia, que yo he seguido, etcétera, digamos, engarzó con la clau y con toda esa tradición populista, que era lo de la ilusión, que en nuestro juicio se convirtió en ilusionismo, que no es lo mismo, y que, digamos, que era el elemento sobre el cual se articulaba políticamente la propuesta de Podemos. Para que nos entendamos, era más amplio que Podemos, pero por hacerlo de una manera más sencilla, me remitiré a él, ¿no? Entonces ahí lanzan esas dos iniciativas. Por un lado, un proceso político, que es el proceso político catalán, un proceso que se define soberanista, que tiene tres patas fundamentales. Una es la derecha de toda la vida, la burguesía, digamos, que jugó muy a la vasca en su momento, que había encarnado Jordi Pujol, Convergencia y Unión. Por otro lado, una nueva organización, no nueva porque tenía 100 años, pero que, digamos, que era más de una burguesía liberal, esa sí, más antifranquista, que era Esquerra Republicana de Cataluña. Y por otro lado, un sector antisistema, anti Unión Europea, socialista, marxista, que es muy complejo y muy variado, que es la CUP. Bien, la CUP es el único partido de todos estos que realmente plantearon un proceso soberanista de verdad. Nosotros, insisto, lo único que planteaban era una relación de privilegio periférico con respecto al centro de la metrópoli, que es la Unión Europea. La prueba está en que el proceso no fracasa. Porque el Estado haga el 155 o porque intervenga, etcétera, etcétera. El proceso catalán fracasa porque la Unión Europea no reconoce Cataluña. Era lo que esperaban Puigdemont y todos los miembros de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que pretendían era que la Unión Europea les reconociera. Y luego ya verían cómo se desarrollaba el asunto. Pero eso era el elemento, digamos, en el que querían anclar el proceso político, ese reconocimiento expreso de la Unión Europea. Ante eso, en el otro lado surge Vox. Vox, como digo, es una especie de escisión del Partido Popular, que lo que hace fundamentalmente es hablar de temas sociales y darles la vuelta, ¿no? Sobre todo aquellos temas que han entrado en el campo de la hegemonía política del país, como se vio ayer, el día 8 de marzo, en España, ¿no? Es decir, ataca el feminismo como un elemento vertebrador de una posible transformación política y social. Ataca profundamente también cualquier medida económica que tenga que ver con con un paso más adelante, digamos, al modelo puramente neoliberal. De hecho, ahora mismo gobiernan Andalucía, que es la región del sur de España, y lo primero que han hecho ha sido cargarse la sanidad pública. Es decir, han privatizado el 30% de la sanidad pública inmediatamente, nada más llegar al poder. Por propuesta de Vox, es decir, que es una, pero que lo combina con ese tipo de cuestiones, con un ataque furibundo al feminismo, con un ataque también a la inmigración. En España no hay un problema de inmigración en absoluto. Es un país que ha perdido 5 millones de inmigrantes en los últimos 6-7 años, o sea, porque ya no hay trabajo, entonces están muriendo. Sin embargo, lo utilizan de forma demagógica. Tiene muchos elementos que sí que se vinculan con otras extremas derechas, pero no tiene el elemento que, por ejemplo, tiene Le Pen, que, por ejemplo, tiene Salvini, que es un cuestionamiento de la Unión Europea. Vox es un partido pro Unión Europea. Vox es un partido monárquico, curiosamente, algo raro en el fascismo español, y es un partido neoliberal, puramente neoliberal. La razón por la cual yo creo que no va a terminar de crecer. Meto ahí un elemento. A mí Vox me genera asco, no sé si esto se entiende, me genera enorme reticencia, displicencia, pero no me da miedo. A mí me daría miedo una extrema derecha en España como la de Marine Le Pen, porque esa sí puede penetrar en capas populares y robar la cartera a la izquierda. En estos momentos la izquierda, el problema que tiene es la desmovilización, la abstención, pero no está penetrando todavía un partido de extrema derecha en las capas populares, todavía no. Fundamentalmente porque no lanzan un mensaje que podría vincularse mucho más a esos sectores. Ellos están en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, ellos están en contra de medidas laborales progresivas e interesantes para la clase trabajadora, etcétera, etcétera. El día que haya una extrema derecha y combine apoyar ese tipo de cosas con un proceso
de, pues, de extrema derecha, de neofascista, yo sí que tendré enorme miedo. Y desde luego lo que sí que ha hecho Vox es abrir una puerta ante la que tenemos que tener mucho cuidado y estar muy avisadas las formaciones de izquierdas. Por último estaría nuestra propuesta, como digo, es una propuesta muy incipiente, pero en España durante en España y en el resto de Europa, y sobre todo en los países periféricos, los llamados PIC, los cerdos, ¿no? Durante los últimos 15 años yo creo que se ha evidenciado un descontento popular contra determinados elementos marcados no solamente por la Unión Europea, sino también por el sistema mundo y por la globalización, ¿no? Por la mundialización. Y ahí voy a lo que decíamos al principio. ¿Es posible en estos momentos una política soberanista de un tipo o de otro, que no sea o bien un independentismo que no cambia nada, lo único que cambia es una relación periférica con una metrópoli, o que no sea esa cosa que huele a naftalina, ese modelo repugnante de Vox? ¿Es posible una soberanía popular y nacional en el marco de la Unión Europea? ¿Es posible incluso que la estrategia que habíamos marcado desde las izquierdas más rupturistas, más transformadoras, que eran procesos constituyentes que dieran lugar a cambios reales en las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora a través de una nueva constitución que sustituyera una constitución que ya no se cumple en sus elementos más progresistas? ¿Es posible eso? Yo creo que no. Yo creo que mientras estemos, y aquí hay un debate, a mi juicio apasionante y voy terminando, apasionante para la izquierda, que es... yo creo que hoy por hoy, sé que hay gente que me lo comparte, hoy por hoy no es posible un proyecto de emancipación de la clase trabajadora organizado por un partido o un movimiento popular político que no cuestione de raíz y por tanto que no plantee una confrontación plena y directa con la actual arquitectura de la Unión Europea. Es inviable, en mi opinión. Es decir, cualquier grito de soberanía, y el caso griego es paradigmático, en mi opinión, al respecto. Paradigmático. Cualquier indicio de soberanía, cualquier indicio de transformación, cualquier indicio mínimamente revolucionario, un poco revolucionario, se topa de frente con los señores de los maletines negros, se topa de frente con un Fondo Monetario Internacional, con un Banco Central Europeo, con Bruselas, etcétera, etcétera, que lo van a cortar. Y en el último caso, lo que se enfrenta también es con que de pronto, de manera inexplicable, pero muy explicable, se empieza a organizar un neofascismo, una extrema derecha, para combatir precisamente esos elementos de avance, ¿no? Todo eso yo creo que es algo que, si bien es cierto, y termino ya, que en muchos países todavía cuestionar eso de una forma frontal es muy difícil, porque en países como el mío, muchas de las capas populares creen que la Unión Europea les han traído las carreteras, les han traído la sanidad, les han traído la educación, y por tanto todos los elementos de los últimos 40 años de progreso de condiciones de vida sociales tienen que ver con la Unión Europea. Al mismo tiempo empieza a haber un resquicio, empieza a haber una grieta en la cual se dan cuenta de que de pronto ya no tenemos industria y han decidido alguien por nosotros que tenemos que ser camareros. Es muy digno ser camarero, pero en un país no se puede sostener solamente con el sector servicios, en la que los agricultores tiran las naranjas, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que es donde hay que hacer una especie de patriotismo revolucionario de nuevo cuño, donde sí se puede trabajar la soberanía nacional, pero siempre y cuando la incardinemos con la soberanía popular. Y eso implica necesariamente el cuestionar ese marco global, el marco concreto de cada uno de los estados y el marco global de la Unión Europea y del sistema mundial. Eso es algo que es una batalla de largo alcance. Y terminaré diciendo que el mayor error, en mi opinión, de la izquierda marxista, de la izquierda transformadora, el mayor error que ha cometido ha sido ser cortoplacista y venderle en la línea del populismo a la población, venderle a los sectores populares, que esto se iba a acabar con llegar al gobierno. Eso ha sido para mí un error estratégico de primer orden, que lo que puede hacer es que en esos países donde hemos estado cerca o incluso en el gobierno, lo que van a hacer es posiblemente caer en manos de la reacción ante el descontento y la frustración de un pueblo que ha visto que esto no era una cuestión de dos días, ni de dos años, ni de cuatro años, sino que era un camino de largo alcance, era una guerra de guerrillas y larga, y en mi opinión, para eso es para lo que tenemos que trabajar. Frente al ilusionismo y el populismo peor entendido, el peor populismo que existe, frente a esa propuesta yo creo que hay que empezar a organizar por abajo
con modelos sociales alternativos, con modelos económicos y políticos alternativos, que aquí estamos en Turín, en Italia, que fue básicamente lo que hizo el glorioso Pichi, de una sociedad alternativa en algún momento. Yo creo que hay que perseguir esa vieja idea, que es la única manera de contrarrestar el horror del capitalismo, el horror del neoliberalismo y también el horror del nuevo neofascismo. Muchas gracias. Allora, grazie ad Aguilera che ci ha parlato di molte cose, in particolare ci ha parlato di Vox, di questa nuova creatura di cui francamente non sentivamo la mancanza in Europa, credo neanche voi in Spagna, ma dal momento che c'è la dobbiamo analizzare. Naturalmente il mio riferimento all'illusorietà del sovranismo era più curvato sul problema del sovranismo monetario. Molti pensano di recuperare la sovranità della moneta andandosene dall'euro, questo non avverrebbe neppure se se ne andasse dall'euro, perché si cadrebbe sotto un'altra primazia monetaria, ma questo è un argomento che è oggetto o forse oggetto di un prossimo convegno qualora lo volessimo fare. Adesso ditemi voi, abbiamo due alternative, o aprire un breve dibattito, domanda, oppure andare a confrontare, come è stato detto, se il livello del nostro dibattito è pari al livello del buffet. È una scelta che lascio a voi, naturalmente, dando dimostrazione di una solida democrazia, diciamo così, anche alimentare. Questo è un atteggiamento populista. No. Ci sono interventi, domande, restando che non è obbligatorio, perché altrimenti non è una democrazia, è una democrazia comune, è un po' diverso. Vabbè, allora, se non ci sono... Posso fare una domanda? È certo che la puoi fare. È mezz'ora di andare lì. Siccome ieri era l'8 maggio e siccome a Madrid c'è stata una huelga femminista incredibile che è stata resa possibile anche dal fatto che i sindacati spagnoli, anche quelli grossi, paragonandoci all'Italia, è come se la CGIL italiana avesse lanciato lo sciopero globale femminista ieri. Allora mi chiedo se questa capacità di costruire movimento e di lanciare uno sciopero femminista di quella portata abbia qualche ricaduta positiva anche sulla situazione globale spagnola che tu ci hai indicato. Sí, 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 influye mucho. Bueno, primero, no debería hablar yo, que soy hombre, de la ola feminista, pero como me toca, influye muchísimo. En estos momentos, en España, el único movimiento popular real es el feminismo. El único. Movimiento popular, de poder popular, es el feminismo. Esto hoy por hoy. Estuvo el 15M, estuvo las huelgas generales, pero desgraciadamente eso fue adormeciéndose y hoy por hoy es el feminismo. El feminismo es la base de la estrategia del proceso constituyente en tanto en cuanto es, en mi opinión, en estos momentos, el embrión de la unidad popular. Las mujeres han conseguido algo que a mí me encantaría que consiguiésemos las mujeres y los hombres para la clase obrera, que es que han conseguido que el feminismo y la propuesta feminista sea algo, en términos generales, está Vox y cosas así, pero en términos generales, que tiene ya que ver con el sentido común, que tiene ya que ver con algo que está asimilado en muchos casos, en otros no, pero en muchos casos está asimilado.
y que por tanto cuando una mujer reivindica determinadas cosas está reivindicando algo que es anticapitalista, está reivindicando algo que es antipatriarcal sin la necesidad de decirlo. Y por tanto consigue que el todo, o la inmensa mayoría del todo, el colectivo que son las mujeres, y ya los hombres nos vamos poco a poco, nos cuesta más, incorporando a eso, lo asuman como una reivindicación propia. Esto es lo que consiguió la clase obrera en los 70 en España, por ejemplo, que es que las reivindicaciones de los sindicatos o del Partido Comunista, de mi partido, del Partido Comunista, eran reivindicaciones que ya eran de sentido común. Todo el mundo las defendía, sin saber que había detrás una organización. Y eso es hegemonía. Desde luego hoy, si la hegemonía y la unidad popular tienen un color, es el color violeta, es el color del feminismo. Sin duda, ¿no? Grazie Ivano, ma sapete qual è il problema di voi compagni uomini, intellettuali uomini, che dite queste cose solo per quando vi provoca una domanda di una compagna? Perché non fate una relazione in cui questo è al centro? Porque el tema era soberanía, no era unidad popular. Si fuera unidad popular hubiera dicho que la unidad popular es el feminismo, pero era soberanía. Hay una brillante respuesta. Otras preguntas, no, vamos a comer. Sí, per carità. Grazie, grazie a Elena che... ha aperto, diciamo, la questione dei punti di vista nazionali. Penso che poi dopo nel pomeriggio tratteremo anche tutti gli altri, a partire dal nostro paese. Vi invito a partecipare al pranzo. Chi non ha ancora acquistato il buono può farlo, perché è evidente che tutti i relatori, invece i partecipanti al seminario, nostri ospiti vengono qui, si prendono questo cartellino che ti consente di pranzare, e poi ci rivediamo alle 2:30 per ricominciare i lavori. Grazie ancora, a dopo.